Mandela diceva nello sport, in quella corsa che lui doveva fare da solo sotto il sole perché era in stato di isolamento totale. Ogni giorno però lo faceva, faceva esercizi fisici e dice: nello sport ho trovato la libertà della mente, che è quasi tanto importante quanto la libertà fisica. Siamo venuti qualche anno fa qui pensando di portare lo sport perché fa bene nel carcere. Però io mi sono personalmente preoccupato di una cosa: si faceva pallavolo, no, qui dentro. Sono preoccupato di una cosa, ma nel momento in cui dovessimo togliere i fondi finisce tutto? Questo non mi piaceva come concetto. Invece quello che abbiamo fatto insieme alla fondazione questa volta mi piace di più, nel senso che c'è una struttura fisica che rimarrà, c'è l'idea di formare delle persone che possono rimanere qui dopo per continuare a portare avanti le cose, anche se magari dovessero finire i finanziamenti, cioè qualsiasi, quindi l'importante è costruire qualcosa di duraturo. È un progetto importante che prevede la massima valorizzazione della palestra, che è stata completamente ristrutturata grazie ai finanziamenti di Fondazione Cannavò e di Edison Energia, e quindi la fruizione della palestra praticamente per tutta la giornata. Noi ospitiamo fino a 200-250 persone al giorno, con una serie di attività libere e una serie di attività guidate che valorizzino il significato dello sport anche in calcio. Il carcere ti può togliere tutto, ma non ti toglie il pensiero, la mente. Diciamo che lo sport aiuta anche a tenere la mente libera, pertanto viaggiare con la mente, evadere con la mente. È un ottimo punto di sfogo e anche di ritrovo tra di noi, perché comunque nel pugilato, per quello che facevo, il footbox, insegna anche il rispetto degli altri e usare la violenza, diciamo, non violenza, qua quando ci alleniamo e non fuori da quello che è la palestra o il ring per chi fa combattimento. Quindi è un'ottima iniziativa, secondo me, specialmente in questi posti. Si tratta in realtà di mettere in piedi qualcosa che non sia semplicemente un'iniziativa sport, ma che rappresenti un momento di aggregazione in un panorama complesso come la vita di un carcere.